Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Siamo in una fase abbastanza tranquilla, diciamo, della partita, nel senso che dopo due guerre abbastanza impegnate e impegnative ci ritroviamo a dover cercare di amministrare un po' meglio i territori d'Egitto. Ne ho approfittato di questi giorni per poter leggere i vecchi development diaries e cercare di capire un pochettino di più delle meccaniche che possono essere sfruttate durante la pace, ecco. Devo ancora leggere bene il discorso per quanto riguarda i barbari, ma so che i barbari al confine dipendono molto e sono molto influenzati da quanto abbiamo come livello di civiltà, civilization value, delle province che sono intorno. Quindi probabilmente andranno a decrementare con il passare degli anni, diventando poi meno pericolosi o più pericolosi. Allora, noi eravamo rimasti con un'annessione in corso del nostro Dodecas Koinos, che è diventato più ciccione dopo aver preso delle province a Kush, che negli ultimi episodi ha perso buona parte del suo territorio a favore di Alut, un'altra giovane potenza del Corno d'Africa. Potremmo fare delle nuove guerre, ma in realtà abbiamo poco manpower sui nostri 122.000, ne abbiamo soltanto 21.000, e sale di 410 ogni mese, quindi speriamo di avere abbastanza tempo per poter... La Tripolitania in guerra con chi? Dall'Orda Trogloditica? Ma anche la Cirenaica la vedo che è occupata. Dalla Gilagimia Horde. Ah no, sono dei barbari al confine. Anche qua. Sì, sono dei barbari di confine. Questo è un impassable terrain. No, no, sono solo dei barbari colonizzabili quella zona là. Ok. Non come le altre che vengono intorno. Questo è impassable terrain. Questo... Ah no, questo è grigio perché comunque confina con le nostre province, ok. Perché quello è ancora tutto egizio, Egitto fino alla Nabatea. Allora, vediamo un attimo. Vorrei intanto cercare di capire... Facciamo andare avanti il tempo, tanto comunque non dovremmo avere problemi. Nell'ultimo episodio abbiamo messo in costruzione due training camp per migliorare un pochettino il nostro manpower. Allora, vorrei capire un attimo le nostre province, come si è messe. Allora, abbiamo poche province che ci danno delle rotte commerciali. In realtà ne abbiamo soltanto due: una è il Western Delta, dove è la nostra capitale, e l'altra invece è la Filistia, dove abbiamo stiamo importando del ferro, i giochi olimpici. Chi possiamo mangiare? Krateuas e dei Persidi e Calas e dei Filonidi. Ma proviamo ad andare a Krateuas, magari gli sparisce questo Scorned Families se gli facciamo vincere le Olimpiadi. Allora, vediamo un attimo come... Allora, gli ebrei se ne vanno via per andare in Samaria. Alcuni dei nostri cittadini ebrei hanno lasciato la città per andare a Sechem, nella vicina Samaria. Ah, è questo Giuda qua che sta facendo andare via gli ebrei. Alcuni della diaspora smegale se ne vanno via per andare in Samaria. Abbiamo comunque il 4,63% di ebrei dentro la nostra popolazione. Allora, vediamo un attimo. La nostra composizione: abbiamo il 24% di uomini liberi, il 27% di cittadini, l'8% di uomini delle tribù e il 40% di schiavi. Oh no, chi è morto? Un Filonide. Era un ricercatore, quindi dovremmo andare a sostituirlo. Allora, Scorned Family, abbiamo gli onomasti di Persidi e Zosidi.
però non vedo nessuno dei primi avere quel discorso là. Questo è molto potente, però ha anche una corruzione incredibile. Quelli con 6 abbiamo già i filetti di... No, no. Metterei allora magari... Ma questo è un capo famiglia. Però ha una bassa lealtà con me. Ah, è questo tizio qua. Guadagnerà lealtà se per caso lo mettiamo in un posto di... Boh, proviamo. Vediamo un attimo se per caso ho qualche modifier adesso per la lealtà. No. Perché Scorned Family? Non fa parte di una Scorned Family. Boh, almeno non di quelle che vengono elencate. Posso chiamare un omen? Allora, vediamo un attimo, invocare un omen. Una benedizione. Che benedizione possiamo chiedere? Allora, io chiederei un... Ma io andrei sempre su... però il 0,09% non è tantissimo. Le tasse non ho bisogno di tantissimi punti in questo momento. Commerce, unrest, aggressive expansion, disciplina... Andrei sul research point, dai. Vediamo un attimo, non ho mai investito su quello, ma vediamo un attimino. Ok, non siamo stati molto fortunati, ma vabbè, andrà bene la prossima volta per le Olimpiadi di quest'anno. Allora, voglio vedere un attimo. Allora, no, vorrei vedere un attimo dal punto di vista del commercio. Non c'è una visione un pochettino più sensata? No, qua no, convert currency. Costa abbastanza. Diplomazia, va bene. Local power. Migrant horde, city state. Regional power, noi siamo un regional power, vero? Credo. Ah, possiamo avere 4, siamo major power, sì. Hanno più quindi che regional power. E possiamo avere 4 relazioni. Abbiamo un guarantee sui macedoni, un guarantee sulla Tracia e un dodecascoino. Ah, i macedoni sono i nostri guarantee. E la Tracia anche? Questo non lo sapevo. La Tracia e la Macedonia. Ma io interromperei questi guarantee. Dovrei garantire i macedoni. Rischiamo solo di essere chiamati in qualche guerra improbabile. Ma la traccia quasi quasi la garantirei comunque. Però rischiamo sempre di essere chiamati in qualche guerra che non ci interessa. No, 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 no. Togliamo anche il guarantee qua. Adesso abbiamo due nuovi spazi e potremmo fare delle alleanze con qualcuno. Però possiamo fare delle alleanze solo con dei major power, no? Oh, mannaggia, guarda Roma come si è espansa. Ma sono occupati tutti dalla Lucania? Ma com'è possibile, scusate? Occupied by Apulia. La Puglia sta... The fuck? Con Major Power non so con chi possiamo allearci effettivamente adesso. C'è una mappa che ci dice... No. Però... Allora, un attimo, cos'è che era? Dal nation... No. Military, religion, diplomacy qua. Allora, vediamo un attimo dal rank. Oh, c'è un great power che è ancora più che major power. Cos'è che può fare in più? Threat and support, have alliance. Può enforce peace. Che noi non possiamo. Alla Frigia, l'impero Seleucide, l'Armenia e Cartagine sono gli unici che sono major power come noi. Cartagine non ci interessa. L'Armenia, dov'è l'Armenia?
Ok. È quella zona là che si è creata. L'impero Seleucide è quello che è rimasto là tutto spazzato, non mi interessa come alleato. E la Frigia è un vicino scomodo. La Mauria è quello giù in fondo, che è l'unico che è un great power e non mi interessa particolarmente allearmi con lei. Non posso allearmi, quindi tipo, non lo so, con la Tracia, eh? Sì, credo posso allearmi con la Tracia, anche se è un regional power. Mi sembra di aver capito che fosse, che non fosse così. No, ma voglio di... Vabbè. Ok, appeasing stance. Reputazione diplomatica. Va bene. Se ho un major power, ok, lo indica qua. Vabbè, intanto facciamo andare avanti. Economy, ok, sempre quello. Decisions, abbiamo solo quelle decisioni là che non mi interessano. Ah, ok, vediamo un attimo. Trade overview. Allora, abbiamo un tot di bonus che sono esportati. Esportiamo del papiro, dei vestiti, dei datteri, dei vegetali, del grano, delle pelle, olive, gemme, cammelli e animali selvatici. Nella capitale abbiamo il surplus di grano, di vetro, di vegetali e di pesce. Oh, importiamo metalli preziosi dalla trogloditica. Importiamo dei coloranti. Questo ci dà più 10% di felicità, questo ci dà più 10% di felicità. Questo ci dà un più 5% dell'output. E questo ci fa... Ah, ok, ci permette di avere heavy infantry. Mentre invece qua, che cosa abbiamo? Allora, esportiamo una valangata di roba. Però vorrei sapere un attimo, dov'è che abbiamo... Dov'è che abbiamo particolari surplus? Posso vederlo dove abbiamo dei particolari surplus? Perché avevo visto l'altra volta delle regioni in cui avevamo... In cui avevamo delle risorse in superabbondanza, per cui vorrei vedere, no, forse ci conviene andare sul, cioè province, no, regioni, scusate, mi faccio sempre confusione tra province e regioni. Ora vediamo un attimo se ci sono delle province in cui abbiamo, sì, province, vero? Sì, delle province in cui abbiamo dei surplus particolari. Vabbè, qua abbiamo un più uno di pesce e non è grave. Qua cosa abbiamo? Abbiamo un più due di pesce, per esempio, potremmo mandare un pesce in più. Perché non è che non ci dà tantissimo in più avere una seconda abbondanza. Quindi direi che possiamo mandarne una. Ah, però abbiamo bisogno di trade route anche per il trasporto interno. Però è bellissimo sto affare che ci dice tutte le cose che sono in abbondanza. Tipo in Eastern Delta abbiamo tantissimo grano, e anche in Central Delta. Però abbiamo bisogno di... che quelli possano accettarla. Quindi niente, però ok, ma questa schermatina qua si può vedere solo con... premendo qua. Mi sa di sì. Però è molto comoda questa perché mostra tutte le cose che vengono prodotte e i surplus che abbiamo. E ci sono delle province in cui abbiamo davvero... Sì, delle province. Adesso ho sempre paura di dire il termine sbagliato. In cui abbiamo tanti surplus. Ma forse qua... Non c'è qualche schermatina qua tipo... No. È un peccato, sarebbe comoda quella schermatina. La Characters, vabbè.
Vediamo un attimo se abbiamo qualcosa di interessante. Sort by title, sort by name. Show families. Allora, abbiamo tutte queste famiglie. Queste sono le scorned. Adesso io ti dico chi è questa. Governatore della Cirenaica, la moglie del governatore della Cirenaica, che bella capigliatura. Ci sono un sacco di famiglie monopersona. Mercenari, vabbè, ok, Disloyal Charters, Papapero, mancano dei comandanti, le navi, Scorned Family, ma tra l'altro io vorrei capire un attimo, sulle Scorned Family, che cosa posso fare ora come ora? Una nuova invenzione, si compriamo qualcosa. Allora, cosa potremmo acquistare? Io sarei interessato su qualcosa che sia sul commercio, per cercare di migliorare il commercio. Ricordiamo un attimo cosa abbiamo. Più 5% di disciplina, che è molto buono. Più 2% di disciplina del triremi. Meno 10% di costo delle navi, che beh, non è che abbiamo tantissime spese sulle navi, credo. Vediamo un attimo. Attualmente spendiamo 2,88, ma perché in realtà stiamo diminuendo. Se noi lo mettessimo qua sono 5,76. Il 10% di 5,76 sono 0,05. Non è tantissimo, diciamo. I proventi dal commercio più 5%. Le costruzioni costano 10% in meno, che non è male. L'output dei cittadini più 5%, oppure investiamo nell'oratorio più 5%. L'oratorio qual è? Questa qua. Ok. Abbiamo più 20% di opinione massima e più 15% di range diplomatico. Le navi recuperano morale più velocemente. Technology Speed più 5%. Credo che andrei sul National Seal. Vada. Cosa abbiamo sbloccato di nuovo? Change Governor Policy Cost. Ok. Allora, aspettate un attimo che mi suona un attimo il telefono. Ok, rieccomi, perdonate l'assenza. Allora, stavo dicendo. No, in realtà niente, stavamo solo vedendo un attimino come migliorare le varie cose. Poi vorrei un attimo guardare il discorso della conformazione delle armate, perché allora vediamo un po'. Shock action. Ah, queste sono le strategie che possiamo usare. Shock action, forte counter envelopment, Padni Avium, Yuha, bottleneck o falange. Ok, questo dipende dalla composizione che abbiamo, dovremmo cercare di migliorarla un pochettino. Questa è il 56% di efficacia e va bene contro chiusa, uno shock action o un hit and run. La falange è anche buona per quello che abbiamo. Ok. Per ora lo manteniamo così, poi vediamo un attimo. Qua cosa abbiamo? Nessun obiettivo. Independent operation, defend borders, fight rebels, reconnaissance, keep in reserve. Ok, questi sono i modi per automatizzarlo. Attachment not allowed, assign to region. Unit reorganizations. Allora, la cosa è che questa unità perde movement speed, guadagna reinforcement speed, guadagna recovery e fin tanto che non è cancellato, costa il doppio. Cioè è più lenta, ma è si ripiglia più in fretta.
E per riorganizzarla dopo magari una sconfitta o cosa. Vediamo le azioni più che altro. No, vediamo prima che cosa ci hanno detto qua. Vino da Memphis. Che già la Panfilia. Ah, ok, là. Da Memphis. Credo che Memphis ne abbia già abbastanza di vino, vero? No, ne è solo uno. Allora no, direi di no. No, stavamo guardando. Sì, la nostra armata qua. Allora, order for retreat. Ok, attach to unit. Build road. Abbiamo bisogno però di un civic advances più di 6. Ok, che costa davvero parecchio, però potrebbe migliorare. Desecrate Holy Site. Rovina, sì. Military Colonies, che è un'altra roba che, a cui ero interessato. Cos'è che... dobbiamo avere una tradizione militare per poterlo fare. Però che cosa ci dà? Allora, paghiamo 2000 di manpower e 20 di potere militare. Chi è Onufilisanos First Kiliostis? Ah, lui è il generale, sì, Peneus. Un freeman appare a Babilonia. La provincia di Mensis perde 15 di lealtà. Ah, ok, uno di questi diventa leale. Tra l'altro ci sono già un sacco di persone leali a lui. Spero che non mi... Mi vuol bene? Ah, 48%, potrebbe volermi meglio. E qua abbiamo Consolida, che è la nuova unità, Detach Siege, queste sono le stesse cose. Disband unit. Toggle unit types. Ok, no, qua mostra solo quelli che ci sono. Preferred size of flank. Secondary primary. Ok, queste come vanno disposte. Flanking, ok. È buono che ci siano i cavalieri come flanking, ma non so se la... È giusto che siano prima gli arcieri. Sì, prima gli arcieri e poi la fanteria pesante. Sì. Ok, non so, penso per un attimo... No, come? Abbiamo delle truppe da quelle parti. Dove stanno andando? Catafri, che è là. Tra l'altro sono tutte zone in cui prendiamo un attrito che non vi dico. Noi come truppe abbiamo quei 19.000 là e i 21.000 dove li abbiamo? Là. Ok, che non sono lontani. Allora io direi che quelli hanno un generale Scrause, vero? I miei che generale hanno qua? Generale 7, allora io direi che... Ah no, questi sono dei mercenari, non posso splittarlo. E dovrò riorganizzare le mie truppe, devo spendere questi
questo manpower per fare delle truppe mie, non più mercenari. Questo ha un supply limit di 16, questo di 21. Sui 14, 19. Direi che lo mandiamo qua. Mandiamolo là in marce forzate. Vediamo un attimo come si sbroglia la situazione e poi chiudiamo il video. Non dovremmo avere troppi problemi, anche perché comunque è una zona del nostro vassallo e non nostra. Però vorrei comunque essere sicuro e togliermi dai piedi questo guaio. Stanno reclutando le truppe intanto loro. Questi due stanno andando a Boron e arrivano il 12 settembre. Noi arriviamo il 14 a Cambusis. Euclide Alessandride, che era un ricercatore. Ehi, aiuto di andare là. Allora, abbiamo bisogno di un nuovo ricercatore civico. Le Scorned Family sono gli Alessandridi. Perché adesso non hanno più quello, gli onomasti di Perside e Izzosidi. Allora, i Perside hanno un buon tizio civico, però ha un po' di corruzione. Eh no, direi di quello, sì. Dai. Ok, vediamo solo un attimo qua che cosa hanno. Shock e shock anche loro. Ok, quindi avremmo fatto bene forse a scegliere una tattica diversa. Al 100% di disciplina. Allora, qua abbiamo gli arcieri che vanno per primi. Ok. Scusate, questi dove si stanno ritirando? In catafiri. Togliamo il Forced March perché sennò non recuperano uomini quelli. Ok, dobbiamo ristrutturare un tempio. Costerà 259, che è abbastanza. Però la famiglia Lagide guadagna 25 di prestigio. Noi guadagniamo 10 di popolarità. E la famiglia dei Filoni di guadagna 25 di prestigio. No, mi spiace. Dobbiamo riformare l'esercito per ora. E avremo già da pagare parecchio per sistemare i mercenari dopo questa battaglia. Più che altro non è tanto la battaglia che ci fa perdere gente, è l'attrito stesso. Ok, i barbari sono stati sconfitti. Non ho letto solo cosa mi hai detto di Alessandria, boh. Però adesso questi stanno tornando a Iene, che dovrebbe essere un buon posto, sì. Ok. Volevo solo vedere una cosa. Le Military Colonies è qua. Ah, ok. Che però non mi interessa perché non sono delle colonie in posti al di fuori. È solo mettere un cittadino in più in un posto, cioè aumentare la popolazione forzatamente. Nulla. Direi che per questo episodio può essere tutto così. Il Dodecascoio non sa più punti di noi. Mareu. Vabbè.
Ok, diciamo quindi che il prossimo episodio sarà dedicato a sfruttare un po' di questo manpower per migliorare, cioè per sostituire quei mercenari. Ma sì, facciamocelo amico. Va bene, allora detto questo, noi ci vediamo nel prossimo episodio, salviamo. Ah, ok. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e scrivere se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.